Buongiorno ragazze e ragazzi, buona domenica! Finalmente un videovlog, spero di riuscire a completare il ciclo del video che puntualmente l'inizio lascio spezzoni qua e là e non concludo mai niente. Allora, è domenica, ho appena aperto i balconi, sono le 9:30, ci siamo alzati con calma, che per l'appunto è domenica. E ora faccio prendere un po' di aria a letto. Ho già messo su una lavatrice che la devo fare. Io e Samuele perdiamo sempre i calzini nel cuore della notte. Mentre dormiamo, ora glielo vado a rimettere. Stamattina il tempo è abbastanza uggioso, vi faccio vedere. Spero non piova, perché oggi c'è l'ultima giornata di carnevale. Magari se metto la tenda così, forse magari mi vede un pochino di più. Ora vado a prepararmi la colazione. Volevo farmi un cappuccino. Ora Samuele vedremo cosa vuole, perché io ho preso anche i frittolini. Io ne faccio intanto il mio cappuccino con il montalatte, che puntualmente mi fate sempre le stesse domande, quindi tutte le volte che ve lo mostrerò vi dirò le stesse cose. Viene 39 euro più 6,90 euro di spedizione. Basta che mi mandate un indirizzo email a sorrentino.federica@hotmail.it dicendo che volete il montalatte. E mi mandate i vostri dati personali e come preferite pagare, o con PayPal o tramite bonifico. E dopodiché io, se scegliete, insomma, vi do il metodo di pagamento che avete scelto. Arrivato il pagamento, io spedisco il pacco. Perché non sapessi, io lavoro in un negozio di caffè e quindi lì, insomma, questi accessori li vendo io. Comunque, faccio il latte e il cappuccio con questo latte. Io non so dove appoggiarli, perché solitamente li metto nella macchinetta del caffè. Appoggio nella tazza di Samuele. Eccoci qua. Faccio il mio cappuccino, perché col fatto che ho questi piccoli problemi, di solito sto cercando di prendere le cose light, via dei calcoli, le cose, non so, senza lattosio, perché anche colazione per il mio amore, due frittolini che sono piccolini, regalo, cioè insieme praticamente formano uno yogurt. Poi ho voluto un goccino di latte, io ne ho messo poco poco perché comunque già mangio questo sottospecie di yogurt. E per me cappuccino e questi frullini della misura. Buona colazione. Allora, colazione fatta, ancora non ho fatto cuccine, c'è ancora più della roba sulla tavola e volevo fare qualche non change, non è che posso fare chissà grandi cose, però il tappeto, qui c'è una specie di sgabuzzino che prima avevo in camera da letto, come dire, in soggiorno, che è questo grigio, lo volevo mettere qui in camera, magari qua. E dato che ho la trapunta double face, volevo mettere per l'appunto il lato grigio. Tanto comunque i colori della stanza sono abbastanza neutri, anche se sono sul beige e su questo marroncino. Fatto sta che ultimamente sto riguardando nuovamente, mi fanno male. A me mi fa male stare su YouTube. Guarda tutti i video magari delle stanze nuove, la gente che va comunque cambia, oppla, scusate, mobili, contromobili. Ne ho visti diversi in questo periodo che stanno cambiando proprio arredamento, cose varie, mi viene gola, solo che non puedo, cioè, a livello anche proprio economico. Poi, insomma, sono 4 anni che sto in questa casa, i mobili sono nuovi. Cosa cambio?
Anche se comunque qualche cambiamento lo vorrei fare, a maggior ragione, a dir la verità, che ora sono rimasta sola in questa casa, perché comunque, insomma, qualche cambiamento lo vorrei fare, a dir la verità. Quindi cerco sempre di spostare roba, cose varie, ma non è la stessa cosa. Ora sto sistemando un po' le cosucce, do una spolverata, insomma, oggi mi volevo, assolutamente la domenica non è che faccio grandi pulizie, però volevo magari fare le due camere da letto, occuparmi del bagno e del bucato. Una ricettata veloce nella zona giorno e poi basta, poi la zona giorno la farò per bene domani, che è lunedì, che ho il giorno libero per modo di dire, perché fino a mezzogiorno comunque non sarò a casa, però da mezzogiorno alle 3 sono a casa, quindi domani posso concentrarmi meglio per quanto riguarda la zona giorno. Ora, vado alle ciance, mettiamoci a roba. Allora, work in progress, stendino, cioè ho fatto la lavatrice, ho steso il bucato. Ora poso la cesta in bagno. C'ho ancora un casino atomico. Qui ho buttato roba dell'ex che ancora non si è deciso di venire a prendere. Quindi, dato che sono robe invernali, non le ho usate tutto l'inverno, ho preso anche lì che le posso buttare. E ora vi faccio vedere. Ho messo il tappeto. Aspettate, giro la. Allora, mi ci piace tanto l'effetto, magari si chiude la tenda, ok, si vede forse meglio. Tappeto e il piumone l'ho messo dalla parte grigia, poi insomma per il resto tutto uguale, il mio cuoricino di Primark. E così insomma per cambiare, anche perché avevo questo tappeto che inutilizzato perché in sala non mi ci piace per niente, è ingombrante perché qui è un conto per aprire il balcone, vi faccio vedere, anche se si apre così poco mi importa, io di là però ci metto gli stendini, è tutto un andarianda, quindi era scomodissimo questo tappeto di là. E poi la zona giorno è molto più trafficata, no? Quel tappeto è un po' antipatico da pulire in quanto è pelo lungo per aspirare, insomma, non, il pelo lungo nella zona giorno non mi ci piace. A parte non mi piace proprio il tappeto in sé per sé di là, e poi perché è più di complicato da pulire, mentre un tappetino tipo questo, che è a raso per intendersi, si pulisce meglio. Ora mia cugina me ne ha regalato un altro che era suo vecchio che doveva buttare, di questa grandezza qui, che è beige e marrone, e lo voglio mettere così cavo le ultime cose rosse che sono da prima di Natale, ovviamente. Così ricambio le tende perché giustamente ora di rosso non c'ho più niente. Ora metto lo stendino di là fuori, quindi per quello che ho bisogno di un tappeto che non ingombri perché comunque è fastidioso. E comunque ufficialmente ho deciso che cambierò il divano perché non lo posso più vedere. Cioè, raga, è troppo grosso. Troppo grosso. Io da sola con mezzo cristiano che ce fa. Quindi ora penso di scegliere un divano su Mondo Convenienza. Vedo quanto costa, che questo divano l'ho pagato praticamente 1000 euro all'epoca. Con il pre, giustamente ne prenderò uno da 300-400 euro. Non mi frega, lo metto in vendita a 300-400 euro sto divano. E con i soldi che ci ricavo. Amore, che è successo? Vuoi mettere a sedere? C'è il mamo che ormai è diventato grande, autonomo, gioca, tranquillo. E non c'è sta, amore, perché questa è la coda che dà noia. Ecco fatto. Anche questo? Infatti ora è diventato più bravo, gioca da solo. Qui fa fare tutte le faccende alla mamma. Dammi un bacino. Voglio bene, amore. E quindi niente, questi sono i cambiamenti che vorrò fare pian piano a casa, però ripeto, tempo permettendo e denaro permettendo. Ora metto questo cavolo di segno di là,
Mi tocca trascinarlo perché ancora mi fa male tutta la parte addominale. Stamattina mi sono risvegliata con i forti dolori. Cadono mollette, disagio. E quindi non posso fare sforzi perché sennò mi riblocco. Work in progress. Ho messo anche a lavare il giacchetto giubbotto, insomma, di Samu che fa i miei capelli, che usa per andare alla scuola. L'ho lavato un pochetto. Mi è caduta la pizza. Devo ancora lavare il bagno. Sono le 11 e mezza e sono ancora in alto mare, però con molta calma. Finché non finisco tutto a pranzo dalla mamma, non ci vado. Samu sta facendo il bravo, quindi finché dura pulisco. Ore, mezzogiorno, aggiornamento sulle pulizie di casa. Tavolo ok. Cucina ricettata, ho anche lavato per terra. Dato una spolverata, una lavata per terra anche nell'ingresso. Ora inizio a sistemare i giochi. Mi è rimasto solo da pulire il bagno. Ho anche lavato per appunto il giubbino. L'ho steso. E nulla, siamo a buon punto. Devo dire che io ho outfit sempre molto colorati. Comunque semplicissima, maglione nero, pantalone nero a vita alta, viva, viva il colore nero. Samuele si è già voluto mettere il vestito di carnevale, però non l'ho vestito sotto, lo vestirò dopo, che tanto era in casa, vuole stare con il vestitino di Spy. Qui sto aspettando che si asciughi per terra e Luna. Sono in ritardo, solitamente a quest'ora sono già a casa della mia mamma, però dovevo sbrigare un bel po' di faccende stamattina. E nulla, ora andiamo a pranzo. Eccoci qua, tornati a casa post carnevale. Siamo stati circa un'oretta e mezza, forse quasi due. Siamo stati poco oggi perché era abbastanza freddo e infatti siamo tornati per l'appunto a casa presto. E ora sono quasi le 6 forse. Tra un'oretta circa, un'oretta e mezza arriva mia sorella, che mangiamo qui stasera. Ho ordinato delle pizze, così molto veloce e indolore. Non so se ho tempo di fare la panna cotta, anzi noi ci guardiamo insieme, perché semmai la faccio, anche se ho una crostata di quelle confezionate, però 2-3 ore, 6, 7, 8, volendo potrei provare a farla. Vediamo. Però dice almeno 2 ore. Ci proviamo, al limite se non è pronta la mangerò io domani. Quindi nulla, proviamo subito a fare la panna cotta. Oppla, proviamo ad arrangiare velocemente una panna cotta. Praticamente devo solo versare panna e preparato. Sto facendo un casino. Boing. In una casseruola e a fuoco lento per 2-3 minuti. Quindi dovrebbe essere abbastanza facile, che a me solitamente la panna cotta non mi viene mai, non so voi, ma proprio la panna cotta con il dolce devo dire che me la cavo abbastanza bene, più o meno. Sono migliorata tanto nel corso del tempo. Però ecco, la panna cotta è proprio una cosa che non è che mi venga tanto tanto bene. Ora, ecco, fuoco lento, magari lo mettiamo al massimo. Eccoci qua. E ora andiamo a mescolare 2-3 minuti. Gente, c'era da aggiungere anche il latte, solo che non ne avevo 2,50, ho versato quello che c'è. Ormai avevo già infilato tutto nella casseruola. Vediamo se viene lo stesso. Accidentali alle mie idee malsane.
Ok, sembra apparentemente sia venuta un pochino meglio delle altre volte. La vedo leggermente più densa. Ora la faccio raffreddare prima di metterla in frigo, quindi mi sto attrezzando per metterla qua. Fuori che fa un freddo, così si raffredda subito. Ora però appoggio magari un panno, non un panno, un po', non lo so, vabbè, lo appoggio così con la presina. Messo le presine sopra, che ho paura che vada qualcosa dentro. Ovviamente starò qui a controllare. Non sono sporche, ma sono bruciate, le presine. Allora, si sono quasi raffreddati. Intanto li ho messi nello stampino, così magari si raffreddano anche un pochino meglio. Erano 6 porzioni, ma me ne sono venuti 5. Ho utilizzato questi barattolini che avevo in casa. E poi, per l'appunto, queste qui che vi facevo vedere, che sono... non, cioè sono i contenitori, le vaschette dei dolci di Aerospin, per intendersi, che trovate al banco frigo, che io ho insomma riciclato, che una volta avevo provato a prendere il tiramisù e basta. Infatti ne voglio comprare altri di dolcetti, a parte che sono molto buoni, e poi sono anche utili le ciotoline per queste cose, o a volte anche per le noccioline o cose varie. Il caramello non lo vado a mettere perché a me personalmente non piace, e è a gusto insomma personale, e al limite ho anche comunque la marmellata di amarene da magari metterci un pochino sopra. Eccoci qua, ragazzuole, ore 10. Sì, la sorella è andata via. Sto mettendo a posto il costume di carnevale di Samu. È andata via la panna cotta, alla fine è venuta molto bene, è buonissima. Abbiamo messo poi uno strato di questa marmellata che vi dicevo, vabbè, ora l'ho messa in frigo perché l'ho aperta. E questa qui è la coppina. Scusate, mamma mi ha interrotta. Vi dicevo che abbiamo messo questa marmellatina e la panna cotta è venuta buonissima, infatti, non so se vedete, mi è riuscita per la prima volta. Vediamo se riesco. Io felicissima e nulla. Samuele, dato che prima era indaffarato a giocare, non ha cenato, quindi sta mangiando ora. E l'ho fatto contento e sta mangiando in camera sua la pizza. E nulla. Ora metto a posto le ultime cianfrusaglie. Ah, vi volevo dire che ho trovato un bellissimo divano a solo 290 euro su Mondo Convenienza. E quindi presto sarà mio. Non c'è da una parte, però poi se ci ripenso mi dispiace perché questo mega divano L è molto comodo, devo ammettere. Mi piace, ma allo stesso tempo lo odio. Ho un odio-amore verso questo divano che voi non potete capire. Comunque, vado alle ciance. Finalmente, dopo tanto, un vlog di una giornata intera. Che solitamente, come vi ho già detto, inizio spezzoni di video, poi non finisco mai una ceppa. Ma oggi ci sono riuscita. Quindi nulla. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video.